Finalmente il gran giorno è arrivato. Stiamo per assistere alla finale del torneo Football Frontier che incoronerà il miglior istituto del paese. Da una parte c'è la Ogre Academy, che nella semifinale ha sbaragliato la Zeus con un'incredibile valanga di gol. E dall'altra la Raimon, che durante la fase eliminatoria ha attirato l'attenzione del pubblico. Ok ragazzi, siamo arrivati alla finale. Quindi mettiamocela tutta per conquistare la vittoria. Sì! Saranno loro! Che succede? Ma che succede? Che cos'è? Guardate là! Ma che succede? Io non credo ai miei occhi, ragazzi! Signore e signori, non so cosa stia accadendo. Il Frontier Stadium si è misteriosamente trasformato. Ora il campo è completamente diverso. Un momento. E quelli chi sono? Professor Killard, è arrivata la Ogre. Sì, li vedo. Io devo agire subito. No, aspetta, Cannon. Non è ancora tutto pronto. Cavolo! Io sono il capitano e mi chiamo... Mark Evans, giusto? Sì, giusto. Io invece sono Bash Lancer. Spero che giocheremo una partita leale. Che sciocchezza. Non ci può essere lealtà con il nemico. Il nemico? Preparatevi a combattere! Ai vostri posti! Mark... Anche noi dobbiamo metterci in posizione. Hai ragione. Bene, signori, ci siamo. Tra poco su quel campo di battaglia Mark Evans rinuncerà per sempre al gioco del calcio. Ogre Academy, fategli vedere quanto è stupido questo sport! Eliminate alla radice l'idea di questo gioco! Uomini della Ogre, cominciate il combattimento! Ricevuto. Parte la fase 2. Axel, andiamo. Sì. La Raimon si porta subito in attacco. Tu, Ajud! Ma che fanno? Non si muovono. Ma che succede alla Ogre Academy? I giocatori restano immobili. La Raimon riesce ad arrivare indisturbata davanti alla porta avversaria. Se volete facilitarmi la vita, non mi lamenterò. Vai, Kevin! Segna! Con uno scatto supersonico, Triumvir ha rubato la palla a Kevin! La prendo io! Nathan porta via la palla a un avversario! Giocano in modo diverso rispetto alla partita contro la Zeus. Ma vogliono giocare o no? Non lo so, perché non cercano di riconquistare la palla, non riesco a capire. Ragazzi, non preoccupatevi, pensiamo soltanto ad attaccare. Sì, tu Axel. Ok, fai gol. Gunther gli blocca la strada. Li hanno fermati di nuovo. È un vero peccato, era un'occasione fantastica. Ragazzi, non vi pare che questa situazione sia veramente strana? La Raimon ha ripreso il possesso palla. Che cosa significa tutto questo? Ma che gioco stanno giocando? È tutto molto strano, ve lo dico io. Ma perché Axel e gli altri non tirano in porta? I ragazzi sono arrabbiati perché non riescono ad attaccare. Ma perché quelli della Ogre non passano all'azione? Ecco la fine del primo tempo. Il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Anche se la Raimon ha condotto la partita, non è riuscita a finalizzare. Ma perché non attaccano? Non riesco proprio a capirlo. Tutto questo è strano. Lasciate che vi dica una cosa, ragazzi. L'atteggiamento della Ogre mi sta facendo davvero arrabbiare.
Prenditela con te stesso, ti sono capitate un sacco di occasioni. Sì, ha ragione, perché non hai mai tirato in porta, Kevin? Perché non ce l'ho fatta? Noi abbiamo avuto un'impressione diversa. Non sarà che avete sottovalutato la situazione? Non so che dirvi. È una sensazione che non riesco a spiegare. È molto semplice. Ci impediscono di tirare. Per la precisione, non ci lasciano nemmeno avvicinare alla porta. Allora dovremo trovare il modo di passare, costi quel che costi. Aspetta, Max, non vorrei metterti a giocare duro. No, però dobbiamo cambiare ritmo. Ragazzi, questa situazione mi mette molto a disagio. Non mi piace giocare a calcio così. Coraggio, Jack. Ora basta, su col morale. Lo so bene come vi sentite. Nel primo tempo abbiamo avuto l'impressione di non giocare nemmeno a calcio. Io non so che cosa possiamo fare, però noi non possiamo cominciare il secondo tempo con questo stato d'animo. E cosa cambia? Alla fine andrà comunque allo stesso modo. Non c'è via d'uscita. La Raymond comincia a cedere. Il piano sta cominciando a funzionare. Tra poco detesteranno il calcio. Un ottimo lavoro, Bausen. Passiamo alla fase successiva. Allora, professor Killard, a che punto siamo? Ne mancano ancora due, devi cercare di resistere, Cannon. La partita sta per ricominciare sullo 0-0. Le squadre giocheranno come nel primo tempo, vedremo dei cambiamenti. Ora sono i giocatori della Raymond a non muoversi. Sharp si porta in attacco. Eric, ora tocca a voi. Bobby, Mark. La Raymond riesce a tirare in porta! È un tiro dalla distanza calciato dopo aver attirato la Ogre nella propria metà campo! Presa voltaico! Che cosa? Il portiere della Ogre blocca il tiro senza problemi! Beh, almeno abbiamo tirato in porta! È vero! La prossima volta ce la faremo! Certo! Certo. Passiamo alla fase 3. Attenzione! Raffica micidiale! Mano di luce! La Ogre Academy passa in vantaggio! La velocità e la forza dei suoi giocatori non hanno lasciato scampo alla Raymond! Steve! Todd! Max! Accidenti! Hanno deciso di fare sul serio! Sì, hai ragione! È questo il loro vero modo di giocare! Cavolo, devo intervenire o sono guai. Ragazzi, state tutti bene? Sì. Ci dispiace molto, sul serio. Timmy, Jim e Sam, al loro posto entrerete voi. Va bene. Coraggio, andiamo. Sì. L'allenatore della Raymond non perde tempo e sostituisce i giocatori infortunati. No, Axel, accidenti! Fermiamolo! Sì! 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 Lancia micidiale! Oh no! Stavolta ce la farò! A pararlo!
quanti giocatori della Raimon sono rimasti a terra infortunati in seguito ai terribili colpi degli avversari! No! Guardate che faccia! Veder cadere i propri amici e compagni di squadra uno dopo l'altro sta sicuramente minando la sicurezza di Mark Evans. Signori, stiamo assistendo alla caduta dei suoi ideali, godetevi lo spettacolo! La situazione per la Raimon è disperata. In questo momento la squadra conta in totale 6 giocatori infortunati. Quelli ancora in piedi rimangono in campo con enorme difficoltà e sono in balia dei colpi della Ogre. Cavolo! Mark Evans! Rinuncia al calcio. Ma non lo vedi? Com'è ridicolo questo sport? La tua inutile passione per il calcio sta facendo del male ai tuoi compagni di squadra. La mia inutile passione. Continuando così andrà sicuramente a finire male. Professor Killard, allora? Scusami per averti fatto aspettare. Tutto quello che mi avevi chiesto è finalmente pronto. Adesso puoi agire. Grazie, grazie tante, professore. Io devo proteggere il presente di tutti. Anche il mio, naturalmente. Via! Smettetela di comportarvi così! Noi vogliamo solo giocare a calcio, è chiaro? Se volete fare dei tiri, fateli in porta! Rinuncia al calcio! Altrimenti ti farò sparire dalla faccia della terra! Lancia micidiale! Mark, spostati! Appena in tempo. Ma chi è? Alla fine è intervenuto. Che cosa facciamo? La missione continua, naturalmente. Ehi, ma tu chi sei? Piacere di conoscerti, bisnonno. Scusa, che cosa hai detto? Beh, lascia che ti spieghi. Ma chi è quel ragazzo? L'ha chiamato bisnonno. Ci troviamo in una situazione mai vista prima nella storia del Football Frontier. Mancano 10 minuti alla fine e la partita è giunta a una svolta inaspettata. Io mi chiamo Canon Evans e sono qui per giocare a calcio con voi. A dire la verità, io sono venuto perché sono il tuo bisnipote, bisnonno Mark. Sei il mio bisnipote? Ascolta, ragazzo, tu mi stai prendendo in giro, dico bene. Ma come può pensare che crediamo che venga dal futuro? Guarda! Oh, accidenti! Ma questo è il quaderno del nonno! Sì! È proprio lui, ci sono i commenti che ho scritto io! È importante concentrare l'energia sotto l'ombelico. Cosa? Riesci a leggere la mia calligrafia? Lo sai, Mark. Penso che a questo punto possiamo credergli. Anch'io mi fido di lui. Cosa, Axel? Anche tu? Dai, facciamolo giocare. Ma è un azzardo. Ascoltami, bisnonno. Io ti sto osservando ormai da molto tempo. Il momento è critico. Perdonami se ci ho messo tanto ad arrivare. Ma di cosa stai parlando? Scusa. Mi riferisco alla partita che state giocando con loro. Voi mi fate pena! Non vi permetterò di cambiare il corso della storia per i vostri sporchi fini. E che cosa pensi di fare da solo? Io non sono solo. Ho solo ritardato un po' perché volevo riunire i migliori giocatori in circolazione. Ragazzi, venite pure! Sono come il vento! Direttamente dall'Alpine Junior High, ecco voi Sean Frost! Sono al tuo servizio, dalla nazionale giovanile giapponese, Austin Hobbs! Lo stesso per me! Mi presento, Archer Hawkins! Dalla Genesis, la squadra dell'Alius Academy! Xavier Foster!
finire dalla squadra nazionale italiana Paolo Bianchi. Ma voi chi siete? Capisco il tuo stupore, Mark. Però ti posso assicurare che noi ti conosciamo molto bene. Eh? Adesso ti spiego. Questi ragazzi sono tutti compagni di squadra che tu avrai nel futuro. Sono venuti qui per aiutarci perché adorano il gioco del calcio tanto quanto te, bisnonno. Sì, esatto. È proprio così. Voglio darvi una mano perché noi ti dobbiamo molto, Mark. Capitano, ragazzi, sarà un piacere giocare con voi. Signor Hillman, e voi, ragazzi, contate su di noi. Sono felice di poter giocare al fianco di Mark e di tutti voi. Mark, è un onore poter giocare insieme. Ehi, Mark, perché ti sei messo a piangere? Perché non capisco! Non capisco che cosa stia succedendo, ma mi ha davvero commosso vedere che tanti amici sono venuti ad aiutarci solo perché amano il calcio. Questo mi ha emozionato! Devi sapere che nel futuro la gente, seguendo le imprese che avete compiuto, ha scoperto quanto sia fantastico il calcio. Stanno succedendo cose bellissime. Ma dici sul serio? Sì, ed è per questo che dobbiamo proteggere il vostro presente. Adesso vi credo, mi fido di voi. Quindi vi prego di difendere l'onore di questa maglia. Ce la metteremo tutta, ci impegneremo al massimo. Bene, amici, uniamo le nostre forze per sconfiggere la Ogre! Sì! Sì! Bash, facciamola finita, distruggili! Sì, ricevuto. Mark Evans! Non ha importanza chi sia venuto ad aiutarti! Il combattimento andrà avanti! Cosa? Questo non è un combattimento! È una partita! Mr. Hillman! D'accordo, effettuo una sostituzione! Stiamo assistendo a una finale ricca di colpi di scena. Questa partita così turbolenta sta per riprendere. Mancano 10 minuti alla fine e la Raimon ha sostituito 6 giocatori. Questa mossa cambierà il risultato o la Ogre riuscirà a difendere il vantaggio? Su, forza, bisnonno! Facciamogli vedere come si gioca! Sì! Ehi, Bash! Io non voglio rinunciare al calcio! Questi amici sono qui perché adorano questo sport! Arrivano! Fermo! Io non intendo perdere! E vai, quel ragazzino se la cava molto bene! Non finisce qui! Ora vi farò vedere di cosa sono capace! Ruggito della tigre! Fiammata suprema! Vai! Sbalorditivo! Questo è un tiro combinato che ha fuso il ruggito della tigre con la fiammata suprema! Presa voltaica! Siete grandi, bravi! Ed è gol! La Raimon è finalmente riuscita a violare la porta della Ogre! Ehi, amico, mi hai fatto un bel passaggio! Il merito è tutto tuo! È stato un tiro superlativo! E adesso, concentriamoci sulla rimonta! Amico, in fatto di velocità non mi batte nessuno, credimi! Ehi, Axel, quando ti passo la palla, tira! Richiamo del lupo! Ah! Sì! Fiammata suprema! Vai! Gabbia elettrica! Ma come ha fatto a parare quel tiro? Utilizzando una nuova tecnica, il portiere della Ogre ha bloccato la fiammata suprema! Che cosa? È mia! Cannon! Perfetto!
Cannonata rovente! Vai! Gobbia elettrica! Gol! La Raymond riesce a pareggiare! Sì! Ce l'ho fatta, sì! Bravissimo, Kenan! Sei stato grande! E con questo siamo due pari! Bash! Ascolta, devi eliminare lui per primo. Non serve che ti spieghi quanto è importante questa battaglia, vero? No, signore. Kenan! La Ordre passa al contrattacco! Hanno cambiato strategia di gioco! Kenan! Con un incredibile intervento Swift riesce a deviare il pallone! Io non potevo permettere che ti colpissero di nuovo, amico mio! Ti ringrazio, Nathan! Andiamo! Sì! Paolo! Ci sono! Spada! Micidiale! Ehi, Kenan! Combina il tuo tiro con il mio, forza! Va bene! Cannonata rovente! Vai! Grazie alla potenza della spada micidiale, la cannonata rovente è ancora più forte! Sì. Ce la può fare! Alta tensione! È una tecnica mai vista! Il portiere ha estratto dalle spalle due nuovi difensori! Contro questa tecnica non avete speranze! Kenan! Deve essere dura vedersi parare un tiro del genere. Coraggio, ragazzi! Cercate di tenere duro! Non datevi per vinti! Ragazzi, reagite! Su, distruggiamoli! Arriva! Accidenti! Oh no, Jack! Cavolo! Con quest'ultima serie di azioni la Ogre ha dimostrato di avere una potenza d'attacco incredibile. Per la Raymond la partita si mette male. Per voi ormai è finita. Dovete prepararvi al colpo finale! Lancia micidiale! Bisnonno! Non è finita! Ora basta! Non ci arrenderemo mai! Attacco volante! Andiamo, ragazzi! L'attacco volante! Sei riuscito a fermare la lancia micidiale! Io continuo a crederci! Credo nel calcio del mio bisnonno! Sì, anche noi! È questo ciò che ci unisce! Già, il motivo è semplice! Il calcio di tutti! Che forza! Arriviamo! Meteora dirompente! Folgore stellare! Sì! Alta
Attenzione! No! Gol! Evviva! Sì, ce l'abbiamo fatta! Mark Evans, me la pagherai cara! Ti spazzerò via! Io non posso perdere! Non accetterò la sconfitta! Triangolo! Micidiale! Mark Evans! Rinuncia al calcio! O ti annienterò! Mark! Capitano! Attento! Bisnonno! No, mi dispiace. Non intendo rinunciare al calcio. Finché avrò così tanti amici che amano questo sport, io non lo lascerò mai e poi mai! E arriverà nel futuro! Mano Omega! Io lo sapevo! Il mio bisnonno Mark è fantastico! Ed ecco il fischio finale! Vince la Raymond per 3-2! Sì! Sì! Evviva! Evviva! La nostra missione è fallita, abbiamo perso. Ehi, Bash! Il finale della partita è stato incredibile! Sono contento di aver giocato contro di voi! Chi lo sa, magari noi ci incontreremo di nuovo! Se così pensi di incantarmi, ti sbagli di grosso! La partita è terminata, Bash! Non siamo più rivali! È questo tuo modo di pensare che sta rendendo gli umani del futuro deboli! Si sono dimenticati che cosa sia la vera forza! È per questo motivo che dobbiamo cambiare il futuro! No, ti sbagli! Credimi, ogni persona l'ha già dentro di sé la vera forza. È quella che abbiamo nel cuore. Non conta la lotta in sé, ma il coraggio di affrontarla. Quindi se saremo coraggiosi potremo cambiare il nostro futuro. E per finire, lascia solo che ti dica un'altra cosa, Bash. Avere i nostri amici vicino ci darà più forza. Il coraggio. Gli amici. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo ritrovare il coraggio per affrontare le avversità della vita. Hai ragione, Mark Evans. Anche se spaventa, il nostro futuro dipende solo da noi. Ce la farete. Con la forza che avete dentro il cuore. Ne sono certo. Cosa succede? Bisnonno! Kenan, bisnipote! Grazie, Sean. Grazie, Xavier. Anche a te, Archer. E a te, Austin. E a Paolo. Lo sai, Mark, io e tutti i ragazzi non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui giocheremo di nuovo insieme. Vi ringrazio. Ok, bisnonno, è il momento dei saluti.
È stato davvero emozionante giocare a calcio insieme a te. Anche per me, credimi, Cannon. Buona fortuna, bisnonno Mark. Buona fortuna, bisnipote. Come on.